Valentina Fortichiari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuta qui nel posto delle parole. Ricordiamo i nostri ascoltatori. Valentina Fortichiari ha lavorato per molti anni nell'editoria, dirigendo le relazioni esterne, docente universitaria, insegna comunicazione, scrittrice. Tra l'altro abbiamo anche raccontato in questo piccolo posto delle parole il libro Lezione di nuoto e poi Colette e Bertrand nell'estate del 1920, uscito da Guanda. Oggi invece raccontiamo un libro dedicato a Leonardo, e quindi ci sembra un guizzo questo, ma è una ricerca profonda che Valentina Fortichiari, una ricerca e un innamoramento profondo che Valentina Fortichiari ha coltivato nel tempo. Perché questa scelta su Leonardo? Ma dunque, Leonardo è un'antica, antichissima passione per me, perché risale addirittura agli anni delle elementari. Io ho studiato in una scuola elementare milanese che si chiama Leonardo da Vinci, in piazza Leonardo da Vinci. Inevitabile che mi entrasse nel DNA, anche perché ogni giorno, salendo e scendendo le scale, io leggevo le frasi di Leonardo che erano incise sulle pareti della scuola: se sarai solo, sarai solo tuo, non si volta chi a stella è fisso. E negli stessi anni delle elementari iniziavo a imparare i rudimenti del nuoto. Quindi Leonardo e l'acqua si sono saldati strettamente tra loro. Poi, finite le elementari, Leonardo è diventato un fiume carsico, si è interrato, l'ho dimenticato, per poi riprenderlo qualche anno fa, ricominciare a studiarlo e poi uscire dall'ossessione, liberarmene, scrivendo da un lato una biografia e dall'altro un romanzo dedicato a Leonardo e l'acqua. Lì c'è un Leonardo totalmente mio, di pura fantasia. Dall'ossessione alla scoperta, al percorso, al percorso lungo dedicato a Leonardo, prima con la visione puramente scolastica e poi con il percorso proprio di scoperta giorno dopo giorno su quello che era la vita di Leonardo da Vinci. Ricordiamo, Vita di Leonardo da Vinci, S Edizioni, ecco. Qui scopriamo un Leonardo da Vinci al di fuori dei luoghi comuni, anche se necessariamente nei luoghi comuni con Leonardo dobbiamo stare, ma vederli da un punto di vista diverso, no? meno scontato, ma entrare certo, più in connessione, certo, che in dialogo. Ma sicuro. Allora, nella biografia ho cercato, ce ne sono tante di biografie, le ho lette tutte, ma ho cercato di dare un Leonardo narrativamente raccontato, in un certo senso, ed è stato Giorello che mi ha incoraggiata a farlo, perché di me si è accorto che ero proprio stregata, totalmente stregata da Leonardo. Nello scrivere la biografia e quindi prepararmi le rotaie, i canali, ovviamente con serietà storica e attendibilità delle date, sono riuscita poi a affrontare un racconto di Leonardo che fa perno su, intanto, il tema dell'acqua, che è uno dei suoi temi più sconfinati, oltre al trattato della pittura, ai suoi scritti sul volo, eccetera, ha lasciato un libro sull'acqua non finito, ma di una bellezza strepitosa, in cui ho scoperto non soltanto un Leonardo appassionato di nuoto, perché pensa che si è addirittura inventato le pinne per le mani, le pinne per i piedi, il boccaglio, il salvagente, soprattutto nel periodo veneziano in cui era stato chiamato dal Doge per sabotare le navi dei turchi. Ecco, e quindi ha ragionato sul nuoto, addirittura c'è una descrizione del nuoto in avanti, che è lo stile libero, e del nuoto a rovescia, che è il dorso. Ma poi in questo libro ho scoperto uno scrittore con la S maiuscola. Dopodiché, studiandolo per tanti anni,
quali sono stati gli aspetti che mi sono piaciuti di lui. Questa sua capacità di servire tanti signori, perché così è stato, usa proprio questo termine, è stato servitore di grandi signori come Lorenzo il Magnifico, insomma addirittura il Valentino, il temibile Valentino, il Conte Valentino, il Papa, non ha mai giudicato. Ha collaborato a inventare macchine da guerra, modi per addirittura deviare il corso dell'Arno, ma non ha mai giudicato le nefandezze di questi condottieri politici e signori dell'Italia, dei territori italiani. E un'altra delle caratteristiche che di lui mi sono sempre piaciute è questa comunque mitezza di fondo, perché per esempio nell'incontro fiorentino con Michelangelo, che lo affronta e lo prende in giro e lo aggredisce, Leonardo se ne ha male, risponde e lascia il campo. Questo non significava vigliaccheria, ma era la capacità di Leonardo di collocarsi al di sopra degli eventi, al di sopra delle faccende umane, e per dedicarsi esclusivamente ai suoi studi. Ecco, tutti questi aspetti mi hanno talmente affascinata che ho voluto così inventarmi anche dei personaggi di pura fantasia, per esempio una ragazzina che parte dall'Inghilterra per andare a conoscerlo, ma in Inghilterra impara a nuotare da sola. E poi Leonardo di lei si serve per effettuare tutta una serie di esperimenti, bici d'acqua per esempio, come ha veramente progettato. Una straordinaria figura quella di Leonardo. Tra l'altro, a proposito di Leonardo e l'acqua, ricordo una mostra in occasione di Expo l'anno scorso all'Acquario di Milano, sì, dove si raccontava per l'appunto proprio il rapporto straordinario, scientifico sì, ma molto emozionale, tra Leonardo e l'acqua. Io vorrei riprendere insieme con Valentina Fortichiari proprio un dettaglio importante di Leonardo, che esce proprio dal suo concetto di genio, ma proprio in questo, dal mio piccolo punto di vista, sta la sua genialità. È il suo modello di comportamento che a cui noi dobbiamo guardare. Poco fa Valentina Fortichiari diceva che, per esempio, nell'incontro con Michelangelo, che la affrontava con durezza, lui ha risposto con una sua mitezza che gli era propria. Ecco, oggi credo che il senso della mitezza non sia più, non dico scritto sulle nostre carte d'identità, ma non è più nel nostro DNA. Io credo che recuperare quel senso della mitezza fa parte proprio dell'essere genio, anche per Leonardo e forse anche un po' per noi che Leonardo non siamo. Sono assolutamente d'accordo. Questi sono aspetti che appartengono alla moralità, all'anima di una persona, all'indole caratteriale, e lui, al di là di tutta la sua scienza che è sterminata e che soltanto era possibile per un uomo del Rinascimento, oggi è impensabile una genialità così eterogenea, così composita, però il modello che oggi ancora dovrebbe darci lezioni è questa grande capacità, questa dignità, questa coerenza, questa mitezza, questa capacità di, prendere parte alla vita sociale, politica, ma starsene al di fuori, non compromettersi e avere un grande senso della coerenza, anche della mitezza. A me piace anche usare nel suo caso il termine di grazia. Leonardo era dotato di grazia, tant'è vero che nello scrivere il racconto che si accompagna alla biografia, per quelle strani effetti della scrittura che sono ineludibili, pare quasi che la scrittura ti aiuti a scavare da sola e a tirar fuori da un personaggio degli aspetti che non erano nelle mie intenzioni. Ecco, nel romanzo è saltato fuori, insieme alla mitezza, alla grazia, alla intelligenza superiore, anche questo aspetto di Leonardo di
genitorialità. Ho pensato che in fondo gli dispiacesse non aver avuto figli, non essere diventato genitore e di aver provato questo sentimento nei confronti di questa ragazzina nuotatrice che gli muoveva una grande tenerezza. Io penso che non è escluso questo aspetto. Questi sono aspetti che nelle biografie, nella Vulgata di Leonardo, non esistono, e forse i leonardiani, gli studiosi di Leonardo, potrebbero non perdonarmi questa mia interpretazione, ma io penso che in quel secolo così buio e anche fatto di violenza, ecco, Leonardo era un personaggio che dava luce, grande luce, insomma, con il suo esempio. La grande luce anche quando lui percepiva il fallimento di un'opera, no? Nonostante il fallimento, lui aveva sempre, come scrive, se ricordo bene, Giorello nella prefazione, nonostante il fallimento aveva sempre la curiosità, no? che lo spingeva certo. Oltre, e questo lo fa diventare veramente ancora più grande, questo genio che noi chiamiamo del Rinascimento, ecco, ammesso che sia giusto nei confronti di Leonardo. Certamente. Io me lo chiedo da piccolo. Lo è stato e perseguiva in se stesso furiosamente la perfezione, essendo ben consapevole che molte cose non riusciva a condurle in porto come voleva. Non ha mai smesso di studiare fino alla fine, di toccare ogni argomento dello scibile umano, della scienza, di varie ramificazioni della scienza. È questo che fa di lui un genio rinascimentale, ripeto. Un genio rinascimentale che proprio nella parola rinascimento era quelle caratteristiche di quell'epoca a metà del XIV secolo, no? E oltre, certo. Che ha rivoluzionato veramente il senso della cultura. Ma dal punto di vista tecnologico, certo. Valentina Fortichiari, mi permetto nella mia distrazione, nella mia pochezza di ragionamento, dire che è troppo riduttivo nei confronti di Leonardo dire che era del Rinascimento, perché lui ha veramente fatto nascere qualche cosa di nuovo, e quindi è veramente una pagina nuova. Certo, e bisognerebbe ragionare su un elemento che può riallacciarsi o riallacciarci all'attualità. Come mai, ho ragionato su questo, come mai Leonardo alla fine della sua vita lascia l'Italia, va in esilio in Francia? E questo fa pensare alla fuga dei cervelli che in questo momento contraddistingue molto anche l'Italia, no? La fuga dei cervelli giovani. Ecco, Leonardo se ne andò accettando l'invito del re di Francia, perché forse non si sentiva sufficientemente capito, compreso, valorizzato in Italia. E su questo bisognerebbe, ecco, ragionare ancora più profondamente e chiederci se ancora oggi siamo nella condizione di, purtroppo, di far scappare tante giovani intelligenze all'estero. Valentina Fortichiari, lo ricordiamo, sarà ospite del Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino il 29 febbraio alle ore 15 insieme con Alberto Sinigaglia per raccontare la figura di Leonardo attraverso i libri Non ha mai quiete, Leonardo e l'acqua, S Edizioni, e anche Vita di Leonardo da Vinci, sempre di S Edizioni. Però prima di salutarci, Valentina Fortichiari, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? A me fa compagnia in questi giorni Zavattini, di nuovo, perché in questo momento mi trovo a Reggio Emilia, stiamo per inaugurare una mostra su Zavattini e la Bassa. Io mi sto rileggendo questo grande scrittore che non si è occupato soltanto di letteratura, ma anche di cinema, di pittura. In un certo senso anche Zavattini ha avuto un piccolo occhio di carattere rinascimentale. Grazie di questa domanda che mi ha dato modo di manifestare questo mio affetto anche nei confronti di Zavattini. Zavattini, un genio, e anche un genio della radio, tra l'altro, lo ricordo molto bene. È vero.
Un genio della È radio, vero. della parola portata, del senso del tempo radiofonico.